Panzana, stazione di Panzana. Il team di Onda Brigante è lieto di presentare i casi dell'ispettore Varrick. Varrick in quei giorni era piuttosto occupato. Si avvicinava il giorno del suo compleanno, che però lui non amava festeggiare. Lo indisponeva l'idea di dover festeggiare quella ricorrenza. Non che fosse successo qualcosa di particolarmente spiacevole da fargli odiare il giorno del suo compleanno. Semplicemente lo portava a riflettere sul fatto che anno dopo anno fosse ancora al commissariato di Piccione, nonostante i numerosissimi casi che aveva risolto. L'ultimo, in ordine di tempo, sarebbe bastato da solo per garantirgli una posizione all'interno della sezione profiler giudiziari di Roma. Ma si sa, senza agganci politici è difficile farsi strada in questo paese. Stava ripercorrendo mentalmente le tappe che lo avevano portato all'arresto di Filippo Faloppo, un broker di Bastia che aveva rubato non si sa quanti miliardi di euro alla banca di investimento industriale di Frankfurt, hackerando il sistema di controllo. Una vera volpe. Spacciandosi per tecnico informatico, aveva finto di dover fare una manutenzione ai server della banca e in realtà aveva manomesso il server, reindirizzando ingenti somme di denaro sul suo conto privato alle Cayman. Buongiorno commissario, cosa le posso portare? Oh, ciao cara, c'è ancora una fetta della tua deliziosa crostata di lamponi a crema? Ma certo, gliene ho messa già da parte una fetta, poi le porto altro, un caffè amaro. Ormai mi conosci, eh? Sì, grazie, in tazza di vetro se non ti spiace. Commissario, ho letto sul giornale che ha arrestato Faloppo, quello che ha rubato 700 miliardi di euro alla banca di investimento industriale di Frankfurt. Le posso chiedere come ha fatto questa volta? Vedi? È come con il cibo. Quando mangi, lasci sempre delle minuscole bricioline. Nel mio caso, queste briciole sono tracce. E nello specifico i movimenti bancari. Di punto in bianco, un tizio inizia a scorrazzare su un Aston Martin in giro per Ponte San Giovanni. Direi certo che non è passato per inosservato. Da lì ho iniziato a sospettarlo. E controllando i suoi movimenti bancari ho scoperto la frode. Lei è davvero geniale! Ma ho saputo che se l'è vista brutta al momento dell'arresto. Faloppo si era barricato nella sua villa. Sì, abbiamo fatto irruzione in casa sua, ma lui ormai sapeva che lo stavamo braccando. Sì, si è armato fino ai denti e quando siamo entrati ci ha scaricato tutto il piombo che aveva addosso. Credimi, le mura dietro di noi sembravano una groviera svizzera. Sarebbe andata avanti così per ore, forse giorni, ma io sono strisciato fino al bagno. Da lì sono uscito dalla finestra e sono rientrato da quella della sua camera da letto dove si era barricato e zac! Gli sono saltato addosso. Oh, perbacco, commissario! La vedi questa? È una bruciatura da sparo. Per fortuna mi ha preso solo di striscio l'avambraccio. Comunque sono riuscito a disarmarlo. Il resto lo ha appreso anche lei dai giornali. Se non le spiace prenderei adesso il caffè. Tra poco devo tornare in commissariato. Un altro caso mi attende.